siamo la seconda di campionato, giochiamo la prima in casa dopo tanti anni e vogliamo onorarla al meglio sia, mi auguro, come risultato finale, che è quello che nel calcio conta sempre, e cerchiamo di fornire anche una buona prestazione, perché spesso e volentieri se si fa una buona prestazione si riesce a portare a casa anche un risultato. È una partita importante, volevo iniziare bene questa annata interna, che è sempre molto molto importante far bene nelle proprie casa propria, e anche perché moralmente e sul lato di fiducia iniziare bene aiuta molto, al di là poi del calendario che dicevi te, che sicuramente è prime 7-8 partite, troviamo quasi tutte le squadre più importanti in questo campionato sulla carta, però proprio perché si prende fiducia, morale, tutto diventa un pochino più sereno nel lavoro quotidiano. Mister, che cosa teme in particolare dell'Avellino? Sì, nel loro 4-4-2, 4-4-1, chiamiamolo come vogliamo, giocano molto bene sulle fasce laterali. L'Avellino è una squadra molto esperta, molto fisica, tutti i giocatori che in categoria la fanno da anni, anche fisicamente hanno una bella struttura. Giocano molto per le catene laterali, noi sappiamo che lì potrebbe essere il punto debole nostro proprio come modulo, ma non vincono i moduli, vince l'interpretazione dei moduli. E quindi su quell'interpretazione dovrà essere molto bravi a coprire il loro modo di giocare e sfruttare evidentemente anche se sugli esterni siamo in meno, in mezzo al campo siamo in più, quindi quando abbiamo la palla giocare molto bene e sfruttare la nostra superiorità numerica che può essere fatta in mezzo al campo.